Evangelii Gaudium è uno dei pilastri fondanti della lettera pastorale del nostro Vescovo. Già nel titolo Evangelizzazione, Sinodalità e Fraternità di Parrocchie vediamo che l'evangelizzazione è posta proprio al centro come fattore fondante della nostra missione e della nostra vita di cristiani. L'Evangelii Gaudium ha guidato tutto l'iter, tutto il percorso di creazione della lettera pastorale. Infatti già nei mesi scorsi un gruppo di laici, di presbiteri, di religiosi si era incontrato insieme con il Vescovo per avviare una lettura condivisa dell'Evangelii Gaudium. Ad una costruzione di riflessioni insieme, una condivisione di riflessioni e da queste ne sono scaturite tutta una lunga serie di domande centrate proprio sui diversi capitoli dell'Evangelii Gaudium, domande molto concrete su come fare concretamente a portare queste esortazioni di Papa Francesco nella vita della nostra Chiesa qui di Genova e nella nostra vita quotidiana. Tutte queste domande hanno consentito e queste riflessioni hanno consentito di individuare, di tracciare nuovi percorsi sia per l'attività pastorale ma anche nuove vie per affrontare alcune criticità, alcune situazioni di emergenza che oggi troviamo nel vivere la nostra fede e nel vivere come cristiani. E allora seguire l'Evangelii Gaudium ci ha consentito di trovare delle risposte che non fossero solo risposte ad emergenze specifiche, ma anche un nuovo modo, soprattutto, anzi, un nuovo modo di essere Chiesa. La lettera pastorale si inserisce di per sé già in un cammino sinodale che è nella nostra diocesi già da qualche anno. E fa parte proprio di questo cammino, la costruzione stessa, il modo di andare avanti, di essere organizzata e i punti principali derivano proprio da alcuni aspetti che possiamo dire è lo stile sinodale che ormai sta diventando strutturale nella nostra Chiesa, nel sinodo camminare insieme, quindi uscire per cercare di annunciare a tutti appunto la nostra speranza, la nostra gioia. Ora, di questo camminare, la cosa che in qualche modo è stata messa in evidenza nella lettera, più che altre, no? Perché il sinodo poi ha tanti aspetti e così via, è proprio l'insieme, camminare insieme. Un'altra parola chiave che c'è tantissimo nella lettera ed è quello della corresponsabilità, perché insieme non vuol dire che siamo tutti uguali, anzi sarebbe veramente una cosa sbagliata essere tutti uguali, anzi è proprio bello essere tutti diversi, perché se siamo tutti diversi possiamo mettere un progetto, riesce ancora meglio, ecco. Quindi questo termine di corresponsabilità è proprio, c'è tantissime volte, corresponsabilità tra noi che facciamo parte tra noi battezzati, tra i ministri ordinati, fedeli laici, consacrati, diaconi, insomma tutti quelli che stanno camminando insieme.